Non è facile essere un artista in Iran e la questione si complica se a fare l'artista è una donna. Lo dimostra la condanna inflitta a Marzieva Famer, 90 frustate e un anno di prigione. La colpa? Aver recitato in un film. La notizia è stata diffusa dal sito internet di opposizione calame.com. La pellicola in questione si chiama My Tehran for Sale e racconta le difficoltà incontrate dagli artisti della Repubblica Islamica dell'Iran. Nel film, Marzieva Famer, diretta da Granaz Mousavi, interpreta la parte della protagonista, una giovane attrice di Teheran costretta a vivere in clandestinità per potersi esprimere artisticamente, poiché le autorità le hanno vietato di lavorare in teatro. La sua vita cambia drasticamente dopo l'incontro con Saman, un giovane cittadino australiano nato però in Iran. Saman offre alla giovane donna la possibilità di rifarsi una vita lontano da Teheran. Girato completamente nella capitale, il film racconta la difficile battaglia che i giovani iraniani combattono quotidianamente in favore della libertà culturale e per la prima volta porta sullo schermo immagini inedite della vita cittadina dell'Iran di oggi. Il film, prodotto nel 2009, è stato accolto con grande successo dalla critica internazionale e ha partecipato al Toronto International Film Festival. Lo stesso consenso non è arrivato in patria, dove My Tehran for Sale è stato duramente criticato dagli ambienti conservatori per il tema trattato e perché la protagonista appare senza hijab, cioè a volto scoperto. La pellicola non ha ricevuto l'autorizzazione ad essere proiettata nelle sale cinematografiche ed è stata distribuita illegalmente. Marzieva Famer era già stata arrestata lo scorso luglio, ma era stata rilasciata dopo il pagamento di una cauzione di cui non è stato rivelato l'importo. Questa volta però la giovane attrice non ci sta ed è in atto una vera e propria battaglia legale. L'avvocato della donna ha subito presentato il ricorso in appello.